Bentornati sul canale. Oggi sono circondata da buste e sacchetti perché è il momento di registrare l'haul degli acquisti fatti a Forte dei Marmi. Siete pronti? Cominciamo come sempre con il mercato, che è il posto a Forte dei Marmi dove faccio la maggior parte dei miei acquisti. Se è il primo video di questo genere che vedete sul mio canale, vi spiego brevemente. Il mercato di Forte dei Marmi è un mercato un po' particolare perché non è un mercato cheap, è un mercato che può risultare anche piuttosto caro per gli standard di mercato, ma è un mercato dove ci sono solo ambulanti italiani con prodotti di buona qualità. Poi ci sono anche prodotti di altissima qualità, cioè al mercato del Forte vendono delle pellicce, tanto per le borse in rettile. Questi banchi sono inavvicinabili, cioè ci sono dei banchi che ti chiedono anche 5.000 euro per una pelliccia. È un po' come andare, come se questi banchi fossero delle vere e proprie boutique ambulanti. Io personalmente quest'anno sono riuscita, il mercato Forte d'estate c'è il mercoledì e la domenica, il mercoledì è molto grande, la domenica è più ridotto. Io riuscivo ad andare la domenica perché lasciavo Gregorio a mister marito, mentre il mercoledì facevo più che altro un giro per lo Stativo con Gregorio. Il mercoledì quest'anno c'erano moltissimi banchi dedicati ai bambini, quindi gli acquisti per Gregorio, che saranno online la prossima settimana, il video non perdetevelo anche se non avete bambini, perché l'ho registrato con Gregorio e è stato un bel delirio, però dovrebbe venire divertente. E quindi vi dicevo, il mercoledì ho preso più cose per lui, mentre invece la domenica prendevo cose per me. E più specificamente io cerco sempre di prendere cose che poi riuscirò a riutilizzare in città. Quindi compro pochi telimare, costumi, copricostume, eccetera. Mi servo prevalentemente da tre banchi, ma da uno in particolare torno tutti gli anni a comprare le giacche. Io compro le giacche invernali al mercato al mare perché le trovo particolari e a dei prezzi che secondo me sono competitivi. Dopo questo pippone lunghissimo cominciamo con le giacche. Il banco di cui vi parlo è questo, le firme di Poveromo. Se passate da Forte dei Marmi vi consiglio di andare a prendere delle giacche da lui. Ha tutta una linea di Cinelli Sport, ha dei prezzi interessanti anche se un po' più alti perché comunque sono di quel marchio, e poi c'è una linea invece che si fanno fare loro su modelli comunque di tendenza. Il primo, non riuscirò a farvelo vedere intero ma cercherò di spiegarvelo il più possibile, è questo. È un cappotto imbottito di piumino. Ricorda, se trovo una foto delle sfilate magari ve lo faccio vedere, il modello che aveva fatto Faye, se non sbaglio, un paio di anni fa. Quindi l'idea è quella di avere un cappotto che si riesce a utilizzare anche col freddo, perché all'interno è in piumino. La particolarità poi è che sul fondo praticamente il piumino è a vista, quindi il cappotto finisce un po' prima, ha la vestibilità di un cappottino, quindi sfiora il ginocchio, leggermente svasato, ed è di questo marchio che si chiama Maps, appunto, se li fanno fare loro. Il piumino non si stacca, cioè è un pezzo unico e rimane intero, e io questo qui l'ho pagato 65 euro, che per una giacca invernale in città faccio fatica. Tra l'altro è fatto molto bene, ha la zip e poi il bottone in alto tipo cappotto per chiudere il collo, mi piaceva moltissimo. Poi invece, in un'altra occasione, perché io andavo tutte le domeniche, in un'altra occasione mi sono fatta tirare da un acquisto che ponderavo da più di un anno e al prezzo a cui lo mettevano loro mi sono lasciata convincere. Io faccio il filo dall'anno scorso a un modello che sarà di moda quest'inverno, penso, questo inverno o il prossimo, che sono i parka con le pellicce colorate. Ora, il parka però è un modello che a me come fisicità non sta molto bene, ma lui si è fatto fare i parka modello corto, quindi modello giaccone, quindi sulla vita, leggermente più lungo dietro con la codina e leggermente più corto davanti, sempre manica lunga con la culisse per rimborsarlo, e il cappuccio in ecopelliccia. Io ho scelto alla fine questo blu scuro, ce n'erano di milioni di colori, tra cui un bellissimo fucsia e un bellissimo blu elettrico, però alla fine ho pensato di prendere questo, che già il modello era abbastanza particolare di per sé. Ha anche la pelliccia blu all'interno, è bello caldo, e anche questo l'ho pagato 65 euro.
Quindi diciamo che con 130 euro invece di comprarmi una giacca sola qua in stagione ne ho prese due al forte, una più adatta al lavoro e una al tempo libero. Sempre da lui, tra l'altro, devo solo ritrovare dove l'ho messo, eccolo qua, sempre da lui vi dicevo, ecco qui, c'era tutta una serie di maglioncini e cardigan autunnali, quindi non pesantissimi, ma già pensati per l'autunno, con le paillette. E io ho preso per 15 euro mi sembra, il gilet grigio col collo morbido e i risvolti in nero, le frange, sono anche, è tutto decorato sul dietro, traforato, mi piaceva molto e questo trovavo che anche in città potesse essere comodo da usare. Mentre invece dal banco di gente del Folte Cashmere, che ha tutta una serie di capi in cashmere di prezzi veramente molto elevati, ma di gamma anche veramente molto elevato, ho preso un pezzo sempre di loro produzione, un altro pezzo di tendenza se vogliamo, che mi mancava e che ho pagato 35 euro se non sbaglio per l'autunno. Ed è il gilet in montone, in eco montone, con gli inserti in eco pellicetta, è morbido come un peluche. L'ho preso così chiaro perché la giacca di pelle che penso di metterci sotto è sul marrone e quindi mi piaceva farci il contrasto così. Lo trovavo così carino. E quindi mi sono preparata per il grande freddo. La settimana centrale, più o meno, la seconda settimana che eravamo al forte, ci sono state un paio di mattinate un po' più fresche e quindi mi sono fatta tirare da Tezenis per circa 8 euro, se non sbaglio, all'acquisto di questo maglioncino a righe bianche e blu con i... come si chiamano questi? I Frenchies sopra. È in cotone, però è un pochino più pesantino. E poi ho preso un paio di culotte in jeans con l'elastico in vita comodissime, che però sono a lavare, quindi non vi posso mostrare, sempre per 8 euro da Tezenis. Chiudiamo il mercato, cosa mi è capitato in mano e allora ve lo volevo far vedere. Un altro banco che non so se abbia un nome, vende merce di campionario di grandi marchi a prezzi interessanti. Ho preso questa blusa in pizzo bianco con i volant sulle spalle di Pinco. Questa era prezzata, vediamo se c'è, non c'è più, sì, prezzata 153 euro, venduta al mercato a 78 euro, io l'ho pagato al 50% di 78 euro, quindi un po' più di 35 euro, però mi sembrava adatta anche alla città e facile da usare. Nello stesso banco ho preso anche questo vestito di Samantha Sang, che è una stilista americana, che è il vestito che indossavo nel video sulle letture del mese, ve l'ho mostrato su Snapchat. È un vestito di taglio anni 50-60, elasticizzato con la manica a tre quarti, l'aggancio a camicia e poi si apre a ruota sulle gambe, arriva alla lunghezza del ginocchio. È in cotone morbidissimo e leggerissimo, questo aveva un prezzo di 280 euro, venduto al mercato a 140, io l'ho preso a 70 euro, quindi alla metà del prezzo già scontato. E con lo stesso meccanismo ho comprato un paio di Michael Kors, sono delle derby in vitello nero, eccole qui. Ci sono due cose un po' particolari, la prima è il metallo sul tacco, che è molto basso, e la seconda è il cutout laterale. Sono leggermente a punta, sono un pochino grandine, però considerate che le ho prese al mare, quindi avevo i piedi un po' gonfi e che pensavo di indossarla anche in autunno con la calzina a vista. Adesso devo pensarci un attimino. Queste erano vendute a 225 euro in negozio, al mercato le vendevano a 135, poi me ne ha fatte a 60 euro alla fine. Quindi ho detto sì, le Michael Kors me le porto a casa. Mia mamma mi ha fatto un regalo, c'è un banco che è sempre preso d'assalto, che è quello di Serra Piana, che vende borse in pelle a 20 euro, tutto a 20 euro, e la mia mamma mi ha preso questo, che è un secchiellino, è un rosa sporco, un bianco macchiato di rosa, con la catena che si può portare a tracolla o con la manica lunga, diciamo,
si chiude con un piccolo bustoir oppure a catena più corta sulla spalla. Mi piaceva un sacco. E io le borse che ho comprato lì mi ci sono sempre trovata bene, non mi hanno mai lasciata a piedi. Poi chiudiamo il mercato, sono stropicciate, ma me le avete viste indossate nei video che ho registrato a Forte, quindi il tag con mio fratello e quello con i prodotti di bellezza che ho portato al mare, che forse non avrete ancora visto. Comunque, per 8 euro ho preso questo toppino corto fatto con le maniche come vanno di moda quest'estate, quindi con le maniche sulle spalle, ma al tempo stesso anche le spalle su, tutto stropicciato perché è uscito dalla lavatrice, e per 10 euro il suo compagno più lungo, che loro vendevano come abitino, ma che io obiettivamente sono un'anziana signora, non posso mettere come abitino, lo metto con una gonna a fascia o con i pantaloni sotto, che assomiglia un po' al modello di Zara, so che l'hanno fatto un po' tutti quest'anno, io ero lì, mi serviva qualcosa da mettere al mare e l'ho preso a 10 euro. Sempre a Forte mio papà mi ha fatto un regalo, adesso è tutta stropicciata, la devo stirare perché in valigia si è distrutta. Mi ha preso questa blusa bianca di La Martina è un brand che mio padre ama molto, per me è molto sportivo, ma questa blusa la trovavo veramente adorabile. Questa blusa aveva un prezzo inavvicinabile, non mi ricordo più quanto costasse, ma mio papà ha voluto regalarmela per il lavoro, e quindi grazie. Adesso vi dico anche di che cosa è fatta questa preziosissima cosa, di viscosa e seta, è molto morbida e molto bella, è sicuramente un capo che si usa sempre. Due accessori, uno un regalo, uno un acquisto. Questa è una collanina che mia mamma mi ha regalato per 12 euro da Fate Folletti, che è un negozio per bambini dove abbiamo preso le cose per Gregorio, ma mi piaceva troppo e la mia mamma me l'ha regalata, era scontata alla metà, quindi costava 24 euro a prezzo pieno. E poi io ho preso un regalo per una mia amica, quindi non vi posso dire il prezzo perché l'ho preso anche per lei, diverso ma su questo stesso genere. È un anello in pelle con l'elastico interno, quindi si può regolare per andare su dita di varie dimensioni. Il mio è in pelle bianca con una placchetta metallica con la scritta Free Spirit. Free Spirit. E l'ho preso da Glamour in Rose, che è un negozio molto bello, che vedo anche a uno shop online e ve lo linko qui sotto. È molto bello, molto caro ma molto bello. Gli ultimi acquisti che ho fatto al Forte sono stati ai saldi da Kiko, dove ho preso, comunque erano scontati tutti del 70% quello che ho preso. Ho preso questi pads purificanti di tonico della linea skincare, che sono proprio dei, vedete, che sono perfetti da portare in viaggio per non dover portare il cotone e il tonico. Li sto già usando e vi dirò che mi ci sto trovando piuttosto bene. Sono molto delicati, non hanno un effetto molto tonico, però per il post spiaggia, quindi la sera quando mi sciacquavo, che non volevo una cosa troppo aggressiva sulla pelle, si sono rivelati davvero molto utili. Sempre al 70 ho trovato la maschera Energy Mask detossinante, quella nera, e la proverò, non l'ho ancora provata, così come non ho ancora nemmeno aperto il nuovo Fusion 01, il powder brush, anche questo comprato in super offerta perché così posso cambiare il mio maxi pennellone. Sembra molto morbido, staremo a vedere, era veramente in super offerta e mi sono fatta tirare per pochissimo, mi sembra di averla pagata un paio di euro. Ho preso la maschera intensiva idratante per le mani, quelle fatte a guanti, quando la provo ne parliamo su Snapchat. E poi ho preso questo Double Dare eyeshadow e eyeliner di una vecchia della collezione Campus Idol, e ha la parte color lavanda, è lo 03, ha la parte color lavanda di qua e la parte melanzana che fa l'eyeliner. Mi ci sto trovando molto bene, anche se da solo senza base non mi tiene tutto il giorno, però lo sto usando moltissimo. Ve lo mostro più nel dettaglio nel video con i prodotti che ho usato al mare, dove ci sono anche gli swatch, ci sono le foto, comunque se andate sul sito di Kiko trovate tutto. Sto usando con
soddisfazione il siero antiborse occhiaie della Skin Trainer Eyes, mi piaceva, era in super offerta, mi piaceva l'applicatore, è molto leggero, però per l'estate secondo me è una buona soluzione. E poi ho preso un Ultra Tech Mascara nero da tenere lì perché ne parlano, ce l'avevo nella lista dei prodotti da provare come consigliato molto spesso in internet e visto che era al 70% ho detto perché no, proviamolo. Ultime cose che vi faccio vedere, siamo passati al Fidenza Village tornando a casa dal mare e io ho preso un paio di cose per Gregorio, un paio proprio da Ralph Lauren e ho fatto un salto dal Cosmetic Store Company, che è quello di Estée Lauder per capirsi, perché volevo prendere il contorno occhi e l'ho preso. Dunque, considerate che ho preso a 30,19 € l'All About Eyes, eccolo qui, il contorno occhi idratante antiborse da 30 ml, giusto, esatto, eccolo qui, che penso mi durerà una vita perché il campioncino l'anno scorso mi è durato tutta la stagione, quindi... E sono andata a prendermelo, insomma. Io mi trovo molto bene con questo, l'ho provato tutto l'anno scorso. Quindi quando finirò quello di Kiko durante l'estate, adesso con l'autunno, poi passerò a questo per l'inverno. Poi c'era in offerta a 15 € la Super Defense con l'SPF 20, l'idratante quotidiano, da 30 ml, eccolo qui. Quello per pelli da secche a miste e quindi poteva andarmi bene per la stagione invernale. Staremo a vedere. Questo non ho mai provato, però ho deciso di dare fiducia a Clinique, che è un brand con cui mi sono trovata bene. E poi a 15 € mi sono presa un cream machine di MAC ed è Pillow Talk. Quello che porto sulle labbra è un nude. E vi dirò che la formulazione cream sheen mi piace moltissimo, è il mio primo cream sheen ma mi sta piacendo moltissimo e ci piace. Bene, questi sono tutti i prodotti che ho riportato a casa dal Forte, non male direi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete già provato alcuni dei prodotti, magari quelli di Kiko, che so, è abbastanza diffusa e i saldi sono stati veramente interessanti quest'anno, almeno per quel che mi è sembrato di evincere dalle mie visite. Fatemi sapere cosa avete comprato voi nell'ultimo periodo, così mi sento un po' meno sola. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video.